Buonasera, buonasera. Con Nacome Atalanta, l'Atalanta reduce da una brillante, brillantissima vittoria sulla Roma, questo 3-1 che ha entusiasmato uno stadio pieno ancora una volta a Bergamo e finalmente si vince ancora anche a Bergamo, visto che l'Atalanta è abituata a vincere soprattutto fuori casa. Ne parliamo con Maria Saboldelli, Buonasera a grande tutti. euforia E immagino anche al Bar beh, Geppi, sì, allenatore. non è stata una partita magari bellissima da vedere visiva, però insomma, tanta roba, nessuno avrebbe pensato un 3-1 così. Sentiamo poi i voti su questa di Maria sulla partita. Maurizio Secomandi, il bomber Ciao, buonasera a che è venuto tutti. tra, non ha segnato gli attaccanti, però qualcuno ha fatto È gol, no? importante far Ieri, gol anche perché insomma. bisogna arrivare lì, quindi quando si arriva lì ci vuole qualcuno che la butti dentro, che sia un difensore o un attaccante, va bene lo E stesso. poi tre, insomma, mica in Tre, casa non succedeva da un sono po'. più di due. Senti, il tuo collega qui in studio chi è? Ma Cioè, lo qua conosci è un bene? nome, un cognome, una garanzia, Luciano Piazzalunga. Ciao a tutti, noi ci siamo già visti qualche anno fa, no? Un paio di volte. Direi di sì, con il volto televisivo e non solo di calcio, perché sei abituato a Musica, spaziare, ecco, su vari argomenti. Volevo vedere se la regia mi manda in onda la classifica, se è d'accordo. Ecco. Vediamo appunto l'Atalanta che è alle spalle dell'Inter e a ridosso dell'Inter adesso a 2 punti. Volevo chiedere giusto a Luciano, ecco, prima della partita della Fiorentina, depressione adesso, cosa fuori da tutto, adesso innanzitutto. si riparla La ancora di depressione viene da Champions. tanti pezzi che fanno la depressione, non è che la depressione arriva tutto in un colpo, arriva da giornate, no? Giornate che accumuli, accumuli e finché poi sei depresso. La depressione comincia già a essere svoltata dal cambio del portiere. Il tanto citato Musso e criticato Musso, a un certo punto lo si prende e lo si sposta. Si rimette Sportiello, anche se Sportiello andrà via quest'estate, ma lo si rimette per forza. Perché per forza causa o per giusta causa tu le cose le cambi, se no rimani depresso permanente. È vero o no? Cosa succede? Che questo Musso, al di là degli attaccanti, questo Sportiello, manifesta la tranquillità della difesa. Vai a Firenze, il migliore in campo, insieme ad Emerson. Va ieri, tranquillità, perché davanti la Roma, quando attaccava, hai visto il palo di Pellegrini? Cioè, la qualità la Roma ce l'ha, eh. Dybala poi, va bene, non è, pensa magari alla Coppa, però la qualità la Roma è piena di qualità. Quindi anche i difensori si sono mossi bene, perché dietro hai la sicurezza. Ma poi è importante buttare via tutta l'aria cattiva, no? Perché tu non puoi giocare sempre con un peso qua sopra, ma a Musso, e ogni volta che prende un gol si valuta se è più del 70% colpa sua o se è il 60% o il 40%, ma c'è sempre molta responsabilità di lui. Quindi lui, Gasperini, a un certo punto sul finale cambia già apre una E quella finestra e butta fuori tutta l'aria cattiva. è stata una E quella è mossa stata una mossa che che pochi hanno notato, ma poi chi si intende lo sa, perché è così, chi ha giocato al calcio come Secomandi lo cioè, sa. vale il famoso detto che quando hai il portiere e il centravanti di Esatto, una volta affidamento, si. hai già mezza Mezza squadra. squadra. Di solito è la spina dorsale, il portiere, un difensore centrale, un centrocampista è la punta. Io Siccome poi tu. non sono così d'accordo con lui nel responsabilizzare il periodo, no, solo a Musso, No, solo a sto Musso. dicendo però che lui ha dovuto fare Musso non è Certo. malato, Musso no, è in panchina, Sì, quindi è una era. mossa Tecnica, fatta sì, è una scelta tecnica. tecnica, certo. Quando ho messo Gollini a Quindi posto di che Berisha. noi siamo d'accordo, Sì. poi guarda nella vita, guarda, ti dico una cosa, Gollini è l'Atalanta criticato, va via, va in Inghilterra, gli cacciano dietro i meloni, tutto quello che hanno, basta che andate via, lo danno quasi gratis alla Fiorentina. Va alla Fiorentina, ne combina più di Re Carlo in Francia, ma ne combina talmente tante che gratis lo mandano via. Va a Napoli, vince lo scudetto. Si vince lo Questo scudetto qua che lo è rat, come lo dico in senza dialetto qui fare a neanche una Clusone, si dice partita di rat, no? Con campionato. topo, rat vuol dire topo, cioè uno che proprio è scarsissimo, quando dice Madonna, ma che era tu, ecco, lo dico proprio in dialetto, va a vincere, gioca l'unica partita, forse gioca con la fa bene, perché il calcio è strano, però questa è una scelta tecnica, Musso non è Sì, sono. malato, Musso è in panchina, Sì. quindi è stato defenestrato, è stato messo lato. Poi io Sono. non dico che tutte le colpe a Musso, però Certo. questo sta a significare che qualcosa di buono non faceva, oppure era soggetto anche, ormai a troppe critiche, che tutta la squadra ne No, risentiva. ma Questo. se è d'accordo anche sui tuoi voti. Allora, già che prima di chiamare
Il mio umilissimo parere da tifosa. Certo, prima di chiamare l'ospite, ci mancherebbe altro, io sono qua a rappresentare le tifose. Certo. Allora, io ho dato Gasperini a 8, perché per me ha fatto delle scelte tattiche perfette, la partita la vince soprattutto lui. Tenendo Zapata soprattutto dentro. Poi Sportiello 6 e mezzo, trasmette sicurezza e un po' sorpreso sul gol. Toloi 7. Gran partita, gol. Scusi, si può commentare? Ma certo. No, sorpreso sul gol, ti dico solo una cosa. Questo viene giù dritto. Sono quattro ventagli difensori, si spostano e lo fanno arrivare giù dritto. Arriva dritto che era il tiro. Sì. Cioè l'hanno apparecchiata la cosa. Gliel'hanno apparecchiata anche per il tiro. Anche sulla punizione. Cioè adesso, un po', ecco. La punizione, lui mette il palo, l'ultimo, questo gli gira. Allora io ho l'età, perché ho 63 anni, di dire che io ho visto Mario Corso. A giro, foglia morta. Foglia morta, sì. Cioè la foglia morta la esiste più da 20 anni, che la faccia Pellegrini ieri. Cioè quindi non ha colpa neanche lì. Sì, infatti. Quindi il gol, incerto, cavolo, gli ha dato un'autostrada dritto, invece di dargli contro Demiral, di contrastarli, si sono persi. Sì, sono gli l'hanno apparecchiata. È stata l'unica svista della difesa. Cioè, sì. Lui non ha potuto fare niente. Okay. Andiamo con gli altri. Poi Toloi, 7. Gran partita, gol. Certo, soprattutto nella fase del terzo. Jim City, 7. È stato l'ombra di Abram. Sicurezza. Scalvini, 7 e mezzo. Tornato sui suoi livelli, prestazione maiuscola. Il 7 bastava, secondo me. Va bene. 7 e mezzo deve fare qualcosa di più di quello che ha fatto ieri. 7 va bene. Fare in mezzo punto per la palla. Guarda, giocava con una punta la Roma. Sì. C'è in triso io adesso, insomma. Palomino 6 e mezzo, entra bene e propizia il 2-0. Questo è da 7, perché quello che ha fatto ha risolto la partita. Il colpo di testa. Questo è il 7, non anche il 7 e mezzo. Anche su da palla ferma, che è il gol, certo, che ci mancava, fra l'altro. Di testa, l'indale di testa quasi. De Ron 6 e mezzo, trascinatore, sulla pecca, si perde Pellegrini sul gol del 2-1. Sì, poi picchia un po' troppo, perché prende sempre il cartellino giallo, che ci metterà in difficoltà fra una settimana. Quello è un quello po' è troppo. Il suo tallone da chi. Sei affidabile, ma poco propositivo. Solo Anderson, Emerson cosa dice? Coop Miners 7, qualità e gol da rapace. Zappa Costa 6 e mezzo, contiene la vivacità di Spinazzola e assist a Coop Miners. Ederson 7, intraprendente, gioca bene. No, è che Emerson, allora per chi si intende di calcio, ieri Emerson ha fatto tre ruoli, è stato chiamato da Gasperini prima, e lo sai, no? Campo, ha fatto sì, prima un ruolo, poi ne ha fatto un altro, e all'ottantesimo l'ha tolto perché l'ha scioppato, ne ha fatto un altro ancora. Cioè Emerson ha fatto tre giocatori nelle linee, tre giocatori, sì, e non l'ha mai tolto. L'ha tolto partita. Perché infine Gariapie, ma gli ha fatto fare tre ruoli. Di cui nei tutti e tre, come manifestava, io prendo 6 quotidiani il giorno dopo, Corriere, Tutto Sport, Gazzetta, L'Eco, Libero e quell'altro del Zaccaroni. Tutti gli hanno dato 7, come manifestavano tutti questa cosa, perché chi va a vedere il calcio va a vedere anche come è in campo un uomo. Ha giocato benissimo il primo tempo nel suo ruolo, addirittura le due sgroppate che ha fatto le ha fatte lui, i romani l'hanno perso 3 volte, l'ha messa in mezzo, anche lì lui la mette in mezzo, non è lui, ah ma c'erano 3 uomini davanti, no, il centrocampista deve fare il movimento a venire, lui la deve solo mettere in mezzo, ormai sulla fascia, il centrocampista si deve muovere, io avevo Messina che è stato un grande centrocampista, lui dice ma non può star fermo, se no i 3 difensori lo prenderanno sempre, ma lui ha fatto questo, l'ha spostato, l'ha messo vicino De Ron, perché quelli là hanno messo dentro 4 uomini, di cui 3 hanno fatto il gol tutti in Coppa l'altra sera. Quei 4 lì, di Spinazzola, gli altri 3 hanno fatto tutti il gol in Coppa Europa. Quindi bisogna marcare. Lui allora cosa ha fatto? L'ha messo a metà per arginare, come vincevamo, l'ha messo lì. Sì, fatto e ha fatto la diga ed è stato bravissimo, perché te veste chi trile. Comunque chi trile. È una media sul 7. Addirittura. Poi l'ha spostato ancora, l'ha spostato ancora, perché esce l'altro, cosa ha fatto? Entra Haaland, il ragazzino. Haaland. Quindi cosa fa? Non, deve coprirlo, perché adesso la Roma attaccherà, e poi è scivolato la cosa del gol nostro, lo sbaglio nostro di fare il segnale con là, certo. Poi lo sbaglio del portiere, però lui la stella fino a quando sul 3-1 è uscito, solo sul 3-1 si è permesso di toglierlo. Adesso poi anche senza Zorga, al 51esimo è uscito, è entrato sopra per fare un minuto, adesso gli ha detto adesso siediti pure, posa adesso. Ma l'assist a Kubmaier, non ho capito chi gli ha fatto l'assist a Kubmaier. Il portiere gliela fa sui Patrici. Sì, beh, certo. Sì, quello, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, no, prima del passato. Sì. Il lancio. La sì. Poi Pasalic 7, un bel gol che gli dà fiducia. Bellissimo.
sono i suoi gol, comunque i piedi ce li ha voluti. Però, anche, qui, anche qui, la fa al 41esimo, 42esimo? Lo fa al... credo che abbiamo in linea che una... No, ascolta, un se lo fa al 41esimo... Finiamo le pagelle e ti diamo la dimmi parola. Dimmi tu lo speaker quante volte ho nominato Padel, il nome Padel... Pasalic. Mario Padel. Dimmi quante volte Mario... Mai, non pervenuto. Poi fa il gol bellissimo. Però... Ma lui per 41 minuti che mai. Al 39esimo. Vabbè, io ho fatto 7,5 Zapata, tanto sacrificio, l'assist dell'1-0. Giustissimo. E si guadagna anche sentiamo il calcio. Sentiamo subito il parere del bomber. Così. Beppe, sei ci sei? Ci sono. Eccolo qua. Ciao Beppe, Sortezza Lunga. Ascolta, ciao. Cosa dici ciao. Del 7,5 Zapata di ieri? Come, scusa? 7,5 Zapata, che è giusto secondo te? Cosa? Ma, ha fatto una bellissima partita. Io sono contento che Zapata si sia ripreso, che sia tornato ai suoi livelli e finalmente, ma non per colpa sua, poverino, ho avuto un casino di problemi fisici e quindi ha dovuto lavorare molto, ha dovuto faticare molto per ritrovare e riprendere la condizione e quindi ieri ha fatto vedere quello che conosciamo. Cioè, non ha sorpreso nessuno, si aspettava tutti che ritornasse a essere il Zapata che tutti abbiamo ammirato. Infatti io l'ho incrociato fuori dallo stadio e gli ho detto bravo, bella assist, lui fa sì bello, però il gol è un'altra cosa, perché naturalmente l'istinto del bomber lo porta, che gli manca tanto il gol, no? Beh, io lo capisco, cioè parlo al passato, io lo capisco perché insomma sono le stesse cose che un attaccante, capito, dalla quale si aspettano dei gol, quando un po' che non li fa, e quando un po' assente e quindi gli rimane sempre dentro qualcosa, gli manca qualcosa nell'arco di una partita, anche se nella partita ha fatto delle cose stupende. Cioè non è lui che dovrebbe fare degli assist, capito? Che dovrebbe servire i suoi compagni, ma dovrebbero essere i suoi compagni che servono lui. Sì, chiaro. Senti, una cosa che chiedo a te come agli altri, come agli ospiti, quanto ti ha sorpreso la scelta davanti Pasalic e Zapata, e se nel caso con la tattica che ha adottato Gasperini ha fatto lui un po' il Mourinho della situazione, prendendo un po' in contropiede il suo collega, no? Ma l'allenatore deve essere bravo in questo, deve essere bravo a capire le strategie dell'allenatore della squadra avversaria e cercare di rompere queste strategie, di far sì che quelle strategie diventano le sue, della sua squadra. E finalmente Gasperini è stato bravo nell'intuire, nel capire quello che doveva fare e mettere la sua squadra, l'Atalanta chiaramente, nelle condizioni di poter far male alla Roma. Io ho visto ieri un'Atalanta diversa, un'Atalanta più spavalda, un'Atalanta che non avevo visto da un po' di tempo questa parte, che ha fatto bene, ha fatto una grande partita. No, sono Piazza. No, Beppe, volevo dirti, a parte che la partita è stata molto maschia, cattiva, come la mette sempre Mourinho, no? La mette sempre in battaglia. Ma adesso volevo uscire un po' dall'Atalanta per dirti che tu sei stato il leader di Napoli, sei stato mister miliardo, no? Giusto? Come lo vedi questo Napoli che noi certe volte ci lamentiamo, siamo in lutto perché abbiamo perso Papu Gomez, abbiamo perso Ilic, abbiamo perso tutto quello che vuoi, siamo in lutto. Pensa il Napoli quest'anno, ha perso Insigne, è vero o no? Ha perso Ciro Mertensen, sai chi è per Napoli Ciro Mertensen? Ha perso Fabio Ruiz, ha perso Koulibaly, molta gente è andata a abitare a Cava dei Tirreni perché hanno venduto Koulibaly. Hanno preso un georgiano, un nigeriano e un coreano. Non sono andati in Brasile o in Inghilterra a spendere migliaia, sono andati in Corea a prendere il sostituto di Koulibaly. Sono stati in Nigeria a prendere un centravanti e sono stati in Georgia a prendere quello che è impronunciabile da dire.
Allora, voglio dirti, è ancora lì, c'è gente a Bergamo che stiamo ancora in lutto di Papu della qualità. Tu che sei stato, adesso a parte poi mi dirai anche se sei contento con il tuo Napoli, ma secondo te è giusto essere ancora in lutto di questi tre qua? No, ma tu ti sei espresso bene, hai portato delle considerazioni eccellenti, validissime. Cioè, alla fine sono i giocatori di qualità che fanno la differenza. Capito? Poi Come quelli nelle giocano quelli squadre, vecchi, giocano nell'organico, quelli nelle bravi. formazioni di ogni squadra, ci sono quelli che sudano, che sgobbano, capito? Che fanno, come si dice, Quantità. terra rasa, no? Per lasciare poi spazio ai giocatori di qualità. Poi dopo è la società che fa anche la differenza in questo senso, che vanno a cercare, e sono anche fortunati, andare a trovare dei giocatori che fanno la Sulla differenza, scaglia? come giustamente hai detto Sì. tu, capito? Baraschelia, Osimhen, Koulibaly, io l'avevo criticato più di una volta Koulibaly, perché lui è un giocatore un po' particolare, Sì, capito? ma tu Che facevi fa anche le trasmissioni a delle belle Napoli, no? Io ti vedevo prestazioni. anche. Tu avevi. Sì, dimmi. L'avevi criticato anche in certe trasmissioni, tutti invitano ancora a Napoli a fare le trasmissioni, mi sembra, no? Non ho capito, scusa. No, a te. Ti invitano ancora a Napoli a fare delle trasmissioni, no? No, 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 non vado più a Napoli, Ah, sono so a che ti avevo casa. visto qualche volta ancora. Sì, ma qualche fino a 2 anni fa, 3 anni fa andavo, sì, ma adesso non vado più. Comunque sei contento che il Napoli vinca? Ma io sono contento che il Napoli abbia vinto, perché in effetti è la squadra che, come dicevi giustamente tu, ha fatto delle scelte importanti, ha preso dei giovani importanti, a giovani che hanno delle grandissime qualità, capito? E li hanno fatto giocare, li hanno messi in squadra e hanno dimostrato il loro valore. Tu hai fatto delle differenze, hai parlato di Koulibaly, hai parlato di Insigne, hai parlato di Mertens, però Insigne ormai aveva dato tutto. Certo. Mertens ormai non era più non poteva essere considerato Però il sono centroavanti, tre scelte capito? coraggiose, E a Napoli. Koulibaly ha fatto dei danni, ultimamente ha fatto dei danni, e questo Kim, che è in fase difensiva, è diventato un fenomeno, perché fa quello che è capace di fare, quello che l'allenatore dice di fare. Invece Koulibaly faceva quello che voleva lui, capito? Ti faccio l'ultima Insigne, domanda, poi anziché giocare. ti passo ancora a Porfidia. La domanda è questa: avresti preferito avere in panchina l'allenatore del Napoli o l'allenatore dell'Atalanta adesso, cioè Spalletti o Gasperini? Senti, allora, l'allenatore si deve, secondo il mio punto di vista, io sono fatto allenatore per 10 anni, in Serie C, nel mio piccolo, capito? L'allenatore deve essere capace, deve capire quello che i giocatori riescono a esprimere e riescono a far dare il meglio ai giocatori che ha a disposizione. Quindi l'allenatore bravo è quello, a prescindere di Gasperini o Spalletti, è quello bravo che riesce a mettere nelle condizioni i giocatori che ha a disposizione per rendere al meglio. Ma secondo Adesso te io non chi sto sarebbe qui a stato meglio sindacare chi è più per te? bravo, se Spalletti o Gasperini. Però adesso entriamo nel merito, no? Siamo bergamaschi, tifiamo Certo. Atalanta, eccetera. Però a un certo punto Gasperini, all'inizio di campionato, avendo andato via Ilicic, è andato via altri giocatori, eccetera, avendo dei giocatori nuovi, giovani, eccetera, ha fatto un casino, ha fatto un po' di confusione. E quindi ha destabilizzato un po' l'assetto tattico della squadra. Capito? Con questo non voglio io tirare addosso delle critiche a Gasperini, sia ben No, anche chiaro, perché io non sono là a Zingonia, non sono nello spogliatoio, capito? E sapere che cosa Gasperini dice ai giocatori, cosa gli indica di fare, cosa gli certo, consiglia di fare. Beppe, però per 11 giornate quest'anno l'Atalanta è la maglia rosa, eh. Lui aveva fatto lo scontro big col Napoli, che l'Atalanta era prima del Napoli, eh. Era prima l'Atalanta, per 11 partite è stata prima, eh.
Sì, ho capito, Noi ma quest'anno siamo stati i primi senza Ilici, senza Papu, senza gli altri. Noi abbiamo fatto 11 partite da protagonista a maglia rosa. Noi facciamo il bimè con Napoli, lo perdiamo in casa e noi eravamo primi. Certo, ma gli è mancato la continuità, perché a un certo punto ha voluto mettere delle cose un po' strane lui e ha destabilizzato la squadra, destabilizzato l'aspetto tattico. Capito? Quindi è stata la maglia rosa per un po', ma la maglia rosa la devi tenere fino alla fine, non devi tenerla per un periodo, come hai detto giustamente tu. Sì, poi chiaro è l'Atalanta, e poi l'Atalanta che contava, ha avuto l'esplosione, per fortuna, dei due nuovi, Lukman e Højlund, mentre così, la vecchia guardia purtroppo è sparita, Zapata e Muriel, per tanto per dire, e Pašalić sì. Sta segnando adesso. Ma anche lui aveva fatto 13 gol nella scorsa stagione. No, non deve essere sì. L'antagonista del Napoli Atalanta, deve essere il Milan, la Juve, no, beh, l'Inter. Ovviamente, non noi. Maurizio, tu trovarci lì da che parte stai con la... Per che cosa? No, diceva di questa squadra che è un po' Gasperini, è un pochino così modificato. Io, quello che dice Beppe per me è giusto, perché poi ricordo i tempi che ci siamo divertiti insieme a giocare, quando lo sento è sempre un piacere. Comunque sì, è vero, è l'allenatore che deve mettere in condizioni i giocatori di rendere al massimo. Ma quando giocavate eri tu che facevi fare gol a lui, allora. Chiediglielo a lui. Beppe? Sì. No, ma questo è lo spirito, no? È lo spirito di squadra. Si sa che ogni giocatore, no? All'interno di una formazione ha un compito ben preciso. C'è quello che, adesso non entrare nello specifico, ma quando giocavo io, la società era brava, perché mi avevano messo a destra e a sinistra due alette svelte, rapide, che mi mettevano le palle in mezzo, capito? Sapendo che io poi ero nelle condizioni o di testa o di piede, capito? La palla la mettevo dentro, capito? È tutto lì il discorso. Capito? Io avevo uno stacco di testa, sei stato unico, dai. A Napoli dopo Jefferson, dopo il grande patron Achille Lario, tu sei stato il prodotto più grande che ha avuto il Napoli, dai. Però Beppe, ieri sera abbiamo avuto l'inversione dei ruoli, no? Zapata che fa fare gol a Pašalić, no? Sì, certo, è chiaro, perché Zapata è un attaccante che non è un attaccante tra virgolette dei miei tempi, che l'attaccante ai miei tempi era solamente quello che doveva stare in area e approfittare delle occasioni, delle opportunità che gli venivano create. Adesso l'attaccante in questo gioco moderno, in questa evoluzione di questo calcio, non deve far solo l'attaccante, ma deve muoversi anche in funzione degli altri, e quindi deve fare anche movimento, abbassarsi e allargarsi, e in casi deve stare là in mezzo per fare gol. Cioè non c'è uno schema preciso, esatto, come c'era ai miei tempi. Ma vi ricordate Gardoni? Certo, il libro della Talanta. Ma vi ricordate che i pesenti e nodari che marcavano l'11 e il 7 certo. E basta, facciamo solo quello. Lo scontro era tu e l'altro, no? È vero o no? Però, a te nei tuoi tempi ti marcava Galdiolo, ti marcava Guarnetti, ti marcava tutta quella gente lì, è vero? Esatto, io sono molto amico di Bonissena, mi racconta, voi avete giocato per tanti anni negli stessi campionati, mi racconta i marcatori, una volta vi picchiavate, eravate tu e l'altro e basta. Oggi la colpa non è più nessuno, non è più di un uomo il gol, è della linea. Cioè sono in tre, hanno colpa in tre, hanno sbagliato la linea. Una volta invece eri tu, se segnavi quello che ti marcava aveva sbagliato. Il marcatore che doveva marcare. Quello che ti marcava ha sbagliato partito, perché il tuo centravanti e lui ne faceva tre, ne faceva due, uno. Ma ha sbagliato il portiere del ieri della Roma, no? Era un calcio più... Cioè loro sono stati gli eroi gladiatori dell'area, no? Quando erano in area lui poi staccava in una maniera bestiale, perché Beppe non è molto alto, però si alzava, si elevava di testa, andava sulla candela, non lo prendevi più. Quanti gol? Ha fatto anche un capocannoniere insieme a Rivera e l'altro, 17-18 gol avevi fatto, no? Chiarugi. No, non Chiarugi, aveva no, fatto Pulici. Lui, Rivera e Pulici. Ah, Pulici, sì. In tre, primi in tre, giusto?
Esatto. Cioè, questo si allevava di testa. Poi adesso i rigori. Cioè, qui stiamo parlando di un signore che sul rigore era implacabile. Infallibile. Infallibile, ragazzi. Questo qui partiva, ti alzavi quell'attimino sui piedi, mi ricordo, poi tac, non tirava neanche forte la Gigi Riva. Tu non sei mai stato Gigi Riva, però eppure gli hai fatti i gol. È vero o no? C'è buona memoria. Hai buona memoria. Poi il colpo di testa, ha giocato a basket lui. Beh, cavolo, che... lui, io sono stato amico anche tanto del Tita, suo fratello. Titi è stato, erano già ragazzi d'oro, una persona, la sua patria, la sua Betlemme è Gorlago, è vero o no? No, ti do ragione. Sono nati a Gorlago, la tua Betlemme è Gorlago, giusto? Giustissimo. Da Gorlago tutti e due, quindi erano dei personaggi incredibili. Sì, ieri abbiamo visto un altro di Gorlago che però è entrato al 36esimo del secondo tempo al posto di Abram e ha potuto fare poi poco. Cioè, ha fatto quel colpo di tacco per servire, cioè parlo di Belotti naturalmente. Certo. Che... No, ma non devi paragonare Belotti a Savoldi, no, perché siamo fuori in linea. Stai parlando di veramente di un icone, un mito, contro uno che ha fatto un anno bello, due a Torino, e poi non lo so più che, non so più che percorso ha fatto Belotti. Belotti ha avuto dei problemi, ricordiamoci che Belotti ha avuto dei problemi fisici e quindi l'hanno condizionato, quindi non hanno... Lo apprezzo, non solo perché... è nato vicino a Gorlago, perché non è proprio di Gorlago lui, non so se sia di Montello in quelle zone lì. Però l'ho sempre apprezzato per la sua, per il suo carattere, per la sua personalità, per la sua voglia di emergere, capito? Lì Gorlago ha fatto i due Savoldi, ha fatto Salvioni, quanti giocatori sono usciti da questa piccola Gorlago, cavoli? Anche Salvioni, bravo. Salvioni, il mio grande amico Salvioni, è stato nel Brescia, tante parti, insomma. Sandro, cioè, voglio dire, un piccolo paese così pieno di talenti. C'è stata anche addirittura una ragazza che era nelle farfalle azzurre olimpiadi, che guarda dall'altra. Quella di Carobbio. Era lì. Carobbio, sì. Se volete che vi dia una chiosa, capito? Sì. Sappiate che la mamma di Salvioni e mia mamma sono state campioni italiane di pallavolo. Pallavolo, certo. È vero. Complimenti. Quindi c'hai lo sport nel DNA. Tuo figlio ha giocato, diciamo che tuo figlio, è vero o no? Certo che ha giocato. Ha fatto la A anche lui nella Regina. Certo, ma ha fatto la A, lui ha fatto la B nella Regina, poi hanno vinto il campionato e sono andato in Serie A. Poi lui è andato a Napoli, e poi si è fortunato. Col tuo cognome a Napoli, te col tuo cognome, tale padre, tale figlio. Pensa che loro vendevano le tazzine a Napoli con la tua fotografia, le tazzine di caffè con sulla fotografia di Beppe Savoldi. Pensate che roba, io sono stato alla Galleria Filiberto, ho visto delle scene incredibili a Napoli, Piazza del Plebiscito, vedo le tazzine con sulla foto di Beppe Savoldi, io dicevo sempre questo che è bergamasco come me. Era un divo. Ma lì a Napoli fanno le statuine, le fanno tutti, capito? Va bene, non esageriamo. Non a tutti, dai. Beppe, mi sa che siamo noi quasi in pubblicità e forse dobbiamo salutarti, perché appunto poi riprendiamo con la seconda parte e ricordo, intanto ringrazio appunto ciao Beppe. Mitologico, ciao! Vi ringrazio perché mi avete fatto ricordare una parte della mia vita bellissima. Ciao, vi ringrazio e vi saluto. Ciao. Grazie a te. Ciao Beppe. Allora andiamo in pubblicità, ricordiamo l'antica pergola dove andremo a mangiare un beccone dopo la trasmissione, la trattoria di San Lorenzo con menù non molto. Permettimi di dire che i più grandi sono i più umili, i più semplici da parlare assieme, vedi? Oggi tu parli assieme a un giocatore di oggi che ha fatto tre partite in Serie A, ti guarda con sotto, diciamo per dire, guarda, fai Foller, fa le cose, questo guarda che roba, questo qui è stato nazionale, cioè, idolo del Bologna, idolo del Napoli e anche dell'Atalanta, insomma, è stato un personaggio addirittura incredibile, un grande bomber, grande bomber più o meno come Maurizio Secomandi. Abbiamo giocato delle partite quando aveva già smesso di giocare, però siamo divertiti. No, infatti avete giocato, ci dirai poi anche delle vostre partite, intanto andiamo in pubblicità, ci risentiamo fra qualche minuto.